Quindi una Italia in fermento nella parte giovanile diciamo, contribuisce a far esplodere nel 68 il cosiddetto vento del 68, quindi una contestazione anche globale che diciamo veniva, il cui esempio veniva molto anche dall'America. Nell'America, in America già dagli anni, non nel 68 ma nel proprio decennio del 60, c'era stata la contestazione diciamo giovanile e studentesca, era nata nei campus americani, fortemente politicizzata perché si protestava contro la guerra in Vietnam, e diciamo c'era stato già lì un preannuncio diciamo di contestazione solo femminile e anche un, come già vi avevo anticipato, un connubio tra questione femminile e questione dei neri, per cui appunto lo slogan che fu portato poi in Italia, donna è bello, in America si diceva anche nero è bello, quindi c'era un abbinamento fra schiavitù femminile e schiavitù dei neri. E intanto le donne che fanno il 68 assieme agli studenti si rendono conto ben presto di essere diciamo considerate non delle militanti a pari merito, ma delle, come si definivano al tempo e come ancora diciamo le definiamo con questa perifrasi che loro usavano, si definivano angeli del ciclo stile, cioè intanto angeli perché avevano delle funzioni sussidiarie, no? Cioè gli uomini nelle assemblee politiche decidevano la strategia, prendevano parola, facevano i documenti politici. Molto più raramente le donne. Le donne hanno una funzione sussidiaria, di servizio, cioè il ciclo stile era quel documento, diciamo, battuto a macchina e poi che diventa ciclo stile, quindi l'antenato del documento digitale, che conteneva appunto riflessioni politiche, documenti, annunci di cortei, mobilitazioni, eccetera, che veniva distribuito dai cosiddetti angeli del ciclo stile, che quindi non partecipavano spesso alla sua formulazione, ma invece appunto lo distribuivano, diciamo come segretarie, spalle, in funzione sussidiaria. Fino a che molto presto le donne dei movimenti politici del 68 ma anche dell'estrema sinistra, perché il 68 era fatto da connotazioni che stavano a sinistra dei partiti tradizionali, a sinistra, quindi non stavano né nel PC e né nel PSI, ma stavano fuori dei partiti della sinistra, erano tutte formazioni, come si chiamavano allora, extra parlamentari. Cioè erano forze politiche che non stavano in Parlamento, erano la sinistra estrema e quindi i nomi erano anche molto chiari. Al di là del movimento studentesco che era un nome generico, i nomi erano lotta continua, potere operaio, unione dei marxisti-leninisti, lotta di classe, avanguardia operaia, insomma, capite bene, no? E diciamo accanto a questi gruppi di estrasinistra parlamentare, quindi a sinistra ce n'erano minoritari, ma c'erano anche quelli di estrema destra,
Avanguardia Nazionale, Fronte della Gioventù, che c'è ancora peraltro. E, per esempio, l'ex sindaco di Roma Alemanno in gioventù aveva militato nell'estrema destra, in uno di questi gruppi di estrema destra. Ora, le donne, diciamo, assai presto si rendono conto che la questione femminile non era per niente considerata, diciamo, e secondo il messaggio marxista si sarebbe risolta automaticamente con i conflitti di classe, cioè con la rivoluzione proletaria, la questione femminile si sarebbe risolta automaticamente insieme alla questione operaria. E diciamo le donne cominciano a riunirsi, donne all'inizio molto, molto fenomeno urbano, poi è andato in tutta Italia. Nelle università soprattutto cominciano a riunirsi a parte e a fare dei piccoli collettivi di autocoscienza. Il femminismo è nato così. È nato con dei collettivi di autocoscienza in cui realizzano le donne che è vero che c'è un'oppressione di classe, verissimo, ma c'è anche l'oppressione di un sesso sull'altro, cioè degli uomini sulle donne. Quindi iniziano a sperimentare, lo faranno per anni, la pratica dell'autocoscienza, che è un confronto libero ed emotivo, libero ed emotivo, non grandi parole d'ordine, no ideologie, un confronto libero ed emotivo sulle loro esperienze di base, esclusivamente tra donne, quindi il collettivo di autocoscienza separatista, un confronto esclusivamente fra donne sulle esperienze del proprio vissuto femminile. Quindi. E questa, diciamo, esperienza che sembrava numericamente minoritaria diventa un movimento di enorme portata. Cominciano le manifestazioni oceaniche, cominciano le centinaia di volantini, le donne che scendono in piazza anche con un abbigliamento molto diverso per i tempi, no? Gli anni 60 sono in bianco e nero, loro sono tutte colorate apposta. Sono colorate, hanno gli zoccoli ai piedi, le famose gonnellone, quelle femministe, quelle colorate, ampie. E hanno una tecnica che è diversa da quella dei cortei, diciamo, operai dell'estrema sinistra. Molto spesso usano i girotondi. Girotondi, come vi forse ricorderete, qualche anno fa c'era stato il movimento dei girotondini. In realtà i girotondi sono stati inventati come tecnica dalle femministe, dai cortei femministi. Cioè si prendevano per mano e, diciamo, facevano i girotondi per simboleggiare una libertà, un'allegria di vita, che volevano vivere una vita libera. E poi anche però quelli più drammatici, che erano quelli sull'interruzione di gravidanza. Le parole d'ordine erano, soprattutto per l'interruzione di gravidanza, la frase simbolica era: io sono mia, appunto, non sono un oggetto, non sono un possesso, non sono mia,
io sono mia, e l'altra era l'utero è mio e lo gestisco da me. Uno slogan che faceva inorridire i ben pensanti, cioè proprio non nominavano mai alcune parole, ma solo i medici pronunciavano la parola utero. L'hanno portata in piazza, hanno portato in piazza il prezzemolo, tutte le tecniche abortive, tutto. E soprattutto, tanto per farsi capire meglio, avevano tutte le manifestanti il, diciamo, il simbolo con le mani, no? Il simbolo femminile. Avete visto, no? Le manifestazioni femministe, quindi il simbolo femminile era, diciamo, la, l'utero per l'appunto, ma fatto a mo' di mani, con la gestualità, diciamo. E tanto per farvi capire, ma questa è storia, io non posso fare nulla. Dunque, allora, queste donne sono, diciamo, fortemente ribelli, sono, diciamo, scrivono dei testi molto radicali, che tra l'altro sono, diciamo, ci dimostrano che il femminismo non nasce affatto negli anni 70, ma nasce prima, assieme al 68. Il primo manifesto di rivolta femminile, nome evidente, rivolta femminile è del 68, lo stesso anno della rivolta delle studentesse. E non, ovviamente non vi posso citare tutti i documenti e i movimenti, però vi posso dire, insomma, le direttrici principali. Intanto, rivolta femminile aveva una leader prestigiosa che è morta presto, di cui però si leggono ancora i testi, che si chiamava Carla Lonzi. Carla Lonzi era stata in America, quindi ne aveva assorbito lì, era stata in America e aveva scritto dei testi che ovviamente l'epoca guardava con disapprovazione. E cioè, un testo di Carla Lonzi era Sputiamo su Hegel, la donna clitoridea e la donna vaginale, che non suonavano tanto rassicuranti, perché non nominava nessuno, gli organi femminili non erano nominati. E quindi lei voleva dire che Sputiamo su Hegel, l'impianto della filosofia tradizionale, era assolutamente misogino. E della donna, la donna era indirizzata ad una eterosessualità obbligata, che era quella vaginale, che serviva per procreare, mentre veniva completamente ignorata la donna clitoridea, e cioè quella che poteva fare a meno, se sceglieva, della procreazione, quindi della parte vaginale, e della penetrazione, che veniva vista come uno strumento patriarcale di controllo dell'uomo sulla donna. Quindi, in un discorso molto complesso, Carla Lonzi è difficilissima, ha scritto tutti i documenti di rivolta femminile, ma si studia ancora, questo è uno dei tanti testi che ha scritto, però che fece con più scandalo. Infatti in televisione ci andavano i femministi, perché ci andavano, invidavano, erano assolutamente inopportune. L'altro era il collettivo Milano, ha fatto una parte enorme nel femminismo. Milano e Roma hanno fatto proprio una parte del leone, diciamo, come documenti teorici. E l'altro era un collettivo femminista che lavorava sulla pratica dell'inconscio e quindi sulla maternità, molto sulla maternità, cioè sul cosiddetto, quello che vi ho già nominato, ambiguo materno. La maternità non è quel denominatore comune indiscusso per tutte le donne, ma è un continente molto più misterioso, molto più ambiguo,
e loro appunto indagavano le cosiddette cattive madri. Ma lì non c'era un giudizio morale, c'era ovviamente un altro tipo di ragionamento. E quindi erano, diciamo, collettivi di psicanalisi. Perché consideravano fondamentale il rapporto con la madre? Perché era la prima donna con cui le donne si confrontavano. E quindi il modello materno era pervasivo, o in un senso o nell'altro. Questa, diciamo, vi posso fare solo degli esempi, diciamo, e sì, accanto, insieme a loro abbiamo il movimento, l'MLD, Movimento di Liberazione della Donna, che era federato al Partito Radicale e che era nato, diciamo, negli Stati Uniti, in realtà, il Movimento di Liberazione della Donna. La leader era la scrittrice Betty Friedan, che aveva scritto all'epoca un libro famosissimo, tradotto tante volte, La mistica della femminilità. E poi anche tanti altri libri, scrittrici ci sono che qua non possiamo, però questo era un po' un capisaldo del femminismo, non un caposaldo, La mistica della femminilità. L'altro era di Germaine Greer, che si chiamava, titolo efficacissimo, L'eunuco femmina. La donna era in realtà storicamente determinata come un eunuco, privo dei diritti fondamentali, senza un sesso scelto liberamente, quindi l'eunuco, a guardia di un regime patriarcale, quindi di un regime che le si opponeva. E poi c'erano anche le femministe che stavano dentro ai partiti. C'era anche lotta femminista, allora il femminismo è stato numericamente imponente, ha coinvolto tantissime ragazze, poi diventate donne, che vivendo in società hanno tradotto, poi cercato di tradurre con mille difficoltà nei luoghi di lavoro, famiglia, nell'educazione dei figli, nelle leggi, hanno applicato il cosiddetto femminismo diffuso. Perché il femminismo militante dura 10 anni, femminismo in piazza, 15, poi finisce il femminismo di piazza ed inizia il cosiddetto femminismo diffuso, cioè quello applicato nella vita di tutti i giorni. Per far capire, diciamo, il loro modo di parlare, il manifesto di rivolta femminile dice subito in apertura: la donna non va definita in rapporto all'uomo, ma come essere in sé. Su questa coscienza si fonda la nostra lotta e la nostra libertà. E la donna è altro rispetto all'uomo e la donna non rifiuta l'uomo come soggetto, ma lo rifiuta come ruolo autoritario. Perché la massima aspirazione del femminismo è l'autodeterminazione, cioè lo scegliere da sole come soggetto. Quindi l'uomo era visto come autoritario, era visto, era reale. Nel 70 la riforma del diritto di famiglia è lontana ancora. E quindi erano molto scandalose le femministe, erano considerate immorali. Dice poi, prendo le frasi qua là perché non ce la faccio, le donne sono persuase fin dall'infanzia a dipendere da una persona responsabile, mentre loro non lo sono, il padre, il marito, il fratello, il fidanzato. E l'immagine con cui l'uomo ha interpretato la donna è stata una sua invenzione. Quindi è una costruzione, ma non corrisponde alla realtà. Questo però riguardava anche le donne, perché
quando le donne scrivono questo, cioè benissimo, noi siamo un'invenzione, ma chi siamo allora? È stata quella la scoperta della soggettività. Verginità, castità e fedeltà non sono delle virtù, ma sono dei vincoli per costruire la famiglia. L'onore è la conseguente codificazione repressiva. Ora è evidente che queste ragazze hanno studiato molto, ma è evidente che questa è la generazione che studia, perché sono concetti difficilissimi da maturare. Vi ricordo che negli anni 50-60 alla televisione alcune parole non si potevano pronunciare e invece di dire una donna incinta bisognava dire una donna in stato interessante, che non ho mai capito che cambiava la perifrasi, però si diceva così. Incinta era volgare, cioè non si doveva dire, in stato interessante, e negli anni 60, come sapete, aveva bandito Mina perché aveva avuto un figlio da Corrado Pani fuori dal matrimonio. Poi quella era talmente brava che alla fine hanno richiamato perché faceva l'ascolto, quindi l'hanno richiamata, però l'hanno bandita. Poi era stata anche in carcere quella poveraccia della compagna di Fausto Coppi, Ilaria Occhini, che veniva chiamata la Dama Bianca, che era sposata con un industriale. Quindi era adultera, è andata in galera. Lei, non lui, ma lei sì, che era una signora ricca, alto borghese, finita in galera per adulteria, perché il marito ovviamente l'ha denunciata. Dopodiché, nel matrimonio, rivolto femminile, dice: la donna priva del suo nome perde la sua identità, passando di proprietà tra il padre e il marito. Chi genera, come la donna, non ha la facoltà di attribuire ai figli il proprio nome. Ci costringono a rivendicare l'evidenza di un fatto naturale, cioè i nostri figli. Riconosciamo nel matrimonio l'istituzione che ha subordinato la donna al destino maschile, siamo contro il matrimonio. Quindi le unioni libere, le unioni civili di fatto che sono state appoggiate, codificate adesso, hanno una storia lunghissima. Hanno questa storia delle femministe che al tempo tutte unioni fallite, però tutte unioni libere sono andate a vivere insieme, insomma era tutto un modo di vivere alternativo, e arrivano a dire: badate, il divorzio è un innesto di matrimonio da cui l'istituzione esce rafforzata. Non erano concetti facilissimi. Ecco, maternità. Il primo elemento di rancore della donna verso la società sta nell'essere costretta ad affrontare la maternità come un out-out. O l'accetti o abortisci. Era così. Senza gli anticoncezionali era così. La donna è stufa di allevare un figlio che le diventerà un cattivo amante. Cioè sarà solo un rapporto di potere. Qui addirittura la corresponsabilità della famiglia, che non c'è nemmeno adesso, in tutte le forme di convivenza, alimentare, pulire, accudire, devono essere gesti reciproci. Per educazione, per il maggior fallimento del femminismo, suppongo sia questo, per educazione e per mimesi, per imitazione, l'uomo e la donna sono già nei ruoli nella primissima infanzia. Negli anni 70 uscì il famoso libro di Elena Giannini-Belotti, Dalla parte delle bambine, che metteva a nudo tutti i condizionamenti a cui bambini e bambine erano sottoposti per assumere il rispettivo ruolo, cosa che puntualmente le madri fanno ancora, non dando la stessa educazione ai figli e alle figlie, comprando armi ai bambini, che la logica guerresca è una cosa abominevole, comprano armi ai bambini e, diciamo, c'è quello spot in televisione che io lo denuncerei, lo spot di una immobiliare, in cui c'è una scena, una ragazzina, porella, non so, costretta a recitare un ruolo da scema, cioè avrà 6 anni, quella che dice: io voglio una casa tutta rosa, che c'è una corona principe. Quello è una cosa proprio, la peggiore stereotipia, una delle peggiori. Sembra cretina, sembra un'aspirante velina che da grande parla velina. Dopodiché
Il femminismo è stato il primo momento politico di critica storica alla famiglia e alla società. Identifichiamo nel lavoro domestico non retribuito la prestazione che permette al capitalismo di sussistere. Che è l'odierna argomentazione che quando diciamo che se lo Stato dovesse pagare tutte le mansioni e le attività e il lavoro che svolge gratis la donna con il lavoro di cura, dichiarerebbe fallimento ipso facto. E infine, sulla guerra, il motto era maschio, la guerra è tua e fatela da te, all'incirca era questo, le femministe erano tutte pacifiste integrali, e accogliamo la libera sessualità in tutte le sue forme, perché abbiamo smesso di considerare la frigidità un'alternativa onorevole. Abbiamo guardato per 4.000 anni, adesso abbiamo visto, le religioni sono state il piedistallo della supremazia maschile, consideriamo incompleta, e da qua sono nati gli studi di genere, consideriamo incompleta una storia che si è costituita senza considerare la donna soggetto attivo di essa. La frase che si diceva allora era riattraversare criticamente la storia, e cioè popolarla di tutte le donne che erano state ignorate. E infine la civiltà ci ha definito inferiori, la Chiesa ci ha chiamate sesso, la psicanalisi ci ha tradite, il marxismo ci ha vendute alla rivoluzione di potere. Penso che abbia detto quasi tutto. Sputiamo su Hegel. La dialettica servo-padrone, quella che li ama, è una regolazione di conti tra collettivi di uomini. Essa non prevede la liberazione della donna, oppressa dalla civiltà patriarcale. Quindi l'uomo ha sempre parlato a nome del genere umano, ma senza metà della popolazione. E mentre, dico due frasi della pratica dell'inconscio, il femminismo non fa paura solo agli uomini. Ha fatto paura anche alle donne che hanno difficoltà a esaminare il loro rapporto con la madre. Quindi, appunto come prima donna che si è conosciuta. E in un gruppo di autocoscienza fra le donne si rimette in gioco il rapporto della bambina con la madre. Una vicenda di amore e odio, desiderio, aggressività, compresi gli impulsi distruttivi. Faccio leggere tutto, è anche molto tosto. Una critica della psicanalisi tradizionale freudiana, no? Quella che sostiene che sarebbe la versione psicanalitica del maschio mancato, cioè che le donne hanno il lutto del pene, no? E quindi hanno questo lutto primario del pene da cui deriva la svalorizzazione, diciamo, di se stesse. Sì, che loro chiamano una riflessione femminista il pene onnipotente, che nella riflessione psicologica è una metafora e che si traduce nella vita normale come violenza sessuale, che è quella di cui discutiamo ancora oggi, anzi peggio col femminicidio, molto peggio. E i nomi erano sulla violenza carnale, diciamo. La violenza sulle donne riflettono da allora, perché questo documento di Via Cherubini viene dopo la morte del massacro del Circeo, cioè Rosaria Lopez e Donatella Colasanti. E le femministe dicono che intanto è di classe, perché loro appartenevano ai parioli e le ragazze alla periferia romana. E tutti questi fatti di violenza carnale, le femministe dicono che vengono confinati ogni giorno nella cronaca nera, ma in realtà significano dell'altro, non sono fatti privati, ma la violenza carnale è l'aspetto più vistoso di una violenza che le donne subiscono quotidianamente, quindi mettono a fuoco quella che dopo verrà chiamata violenza psicologica, eccetera eccetera. E questa violenza nasce dal dominio che l'uomo ha avuto sempre nei suoi rapporti con la donna, quindi un rapporto di potere, ma è di per sé stessa un fatto politico.
Quindi le donne sono quotidianamente uccise, picchiate, insultate, costrette a prostituirsi oppure segregate nelle case. E le immagini dei fumetti pornografici, le fantasie sessuali e gli atti di violenza indicano chiaramente che lo sfruttamento non passa solo attraverso i rapporti economici, ma simbolici, i rapporti di potere di un sesso verso l'altro. La presa di coscienza di questo sfruttamento ci riguarda direttamente tutte in quanto donne. L'ultima cosa è che i collettivi non sono mai firmati con il cognome, perché i collettivi sono tutti orizzontali e riportano solo i nomi, perché li ritengono opera collettiva di tutte, quindi senza cognome, solo con i nomi. E che per noi poi è stato difficile, no? Rintracciare chi è, perché ormai le femministe della prima ora del 68, cioè molte sono morte, diciamo. E però i nomi sono molto chiari, i nomi dei periodici, dei giornali che fondano, si chiamano Sottosopra, L'Erba Voglio, Sinfonia Patriarcale, La Bruca femminile, che diciamo, no? La bruca che emerge e che viene sopra, eccetera. Quindi è tutto Sottosopra, insomma, è tutto un concetto, diciamo, è tutta una rivisitazione della lingua, del sessismo della lingua, della storia, eccetera. E alla Casa del Governo, alla Casa Internazionale delle Donne, che poi è la seconda sede, come vi ho detto, a Roma era il governo vecchio, via del governo vecchio, che avevano occupato le donne, poi dopo le hanno sfrattate e hanno occupato l'odierna Casa Internazionale, che vi prego a Roma di andare a vedere perché è bellissima, al di là di tutto. Dentro ci sono tutte le pareti con le foto dell'occupazione del governo vecchio, con tutti i manifesti, le scritte, no? Io sono mia, L'Erba Voglio, c'era molto, c'era il collettivo sul lesbismo che era molto forte, poi c'era quello che diceva voglio l'impossibile, cioè proprio il regno dell'utopia, voglio l'impossibile, e insomma è un posto bellissimo perché è storicamente bello, sono tre edifici, diciamo 600, 700, 800, ci sono tre edifici mano a mano, il posto è Trastevere, quindi cioè bellissimo, e dove i collettivi, dove il consorzio della casa paga un affitto al comune, ma io lo conosco da tanti anni, quando ero occupato, e dove era per metà chiuso, per metà cresceva l'erba selvatica, un luogo disastrato, dove le donne avevano messo su l'università delle donne, la libera università delle donne, Virginia Woolf si chiamava. Poi dopo insomma, è finita l'occupazione, eccetera, ma loro stavano lì, sono state lì per anni, si davano i turni, notte e giorno, senza riscaldamenti, senza acqua, le femministe storiche. Poi dopo l'occupazione è finita e hanno, diciamo, pagano questo affitto mensile. E lì c'è anche l'archivio, ve lo dico a titolo di informazione, intanto di andare a vedere il luogo, perché il luogo, quando le femministe l'hanno occupato, ve l'ho detto, non sapevano che era un luogo di prigionia femminile. Dal 600 li ricoveravano, imprigionavano le prostitute redente, le vedove che non mangiavano più e le bambine che raccoglievano per strada, quindi era un luogo di sofferenze e di prigionia femminile. E dopodiché c'erano anche le celle, dalla parte, allora l'entrata, sono le bandiere, vedete, l'entrata è sul lungo Tevere. Poi ci sono due vie di accesso, una è San Francesco de Sales, perché era tutto religioso il posto, dove c'è un'entrata. Poi c'è Via della Penitenza, il nome si sente, Via della Penitenza, dove ci sono le celle originarie delle monache e delle donne che stavano lì, terribili. Celle terribili, molto piccole, con le grandi grosse così, perché era anche un monastero di lassù. E poi c'è un giardino seicentesco, dove c'è una pedana dove fanno spesso le rappresentazioni teatrali, e poi c'è un ostello da una parte, bellissimo, non bello lussuoso, è un ostello lì, le camere sono a 4, 5, 6 letti, e poi ci sono le sedi di associazioni, poi c'è anche un ristorante, e diciamo è un luogo simbolo, dove c'è un archivio però, c'è Archivia, plurale femminile, non archivio ma archivia, dove ci sono tutti i documenti storici del femminismo, tutti catalogati, tutti inventariati,
E poi c'è la biblioteca dell'UDI, dell'Unione Donne Italiane, quindi è un posto ricchissimo, ovviamente sono stati dichiarati sia Archivia che la biblioteca dal Ministero dei Beni Culturali di rilevante interesse storico culturale. Quindi se vi capita andatelo a vedere, se ci sono delle manifestazioni, cioè, se mi lasciate un numero cerco di farvelo sapere, e però se volete avere un'idea, diciamo, di che cosa è stato il femminismo del governo vecchio, là ci sono tutte le foto, diciamo, di com'erano e anche delle manifestazioni. E capisco che per l'opinione pubblica ben pensante del tempo sia stato uno shock, lo capisco perfettamente.